When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Poggio a Caiano ospita Poggio in vetrina e questo vuol dire decimo Poggio in vetrina, gara gincana, abilità riservata alla categoria giovanissimi. Eccoli qua nelle fasi preparatorie per studiare il percorso, la prova di gincana che prevedeva anche atleti della categoria G0. Marco Bonecchi tra i principali organizzatori insieme ai suoi collaboratori, ovviamente, da ringraziare anche la Proloco di Poggio a Caiano, che ormai siamo alla decima edizione per questa seminotturna dell'appoggio in vetrina, la partenza verso le ore 20:30, due prove per ogni atleta a disposizione. La gincana è una prova di abilità riservata alle categorie giovanili, quindi alla categoria giovanissime, che permette ai bambini di imparare a guidare la bicicletta attraverso le varie difficoltà. Attraverso alcuni slalom, attraverso appunto i vari birilli posizionati dall'organizzazione, poi via via che si sale di categoria anche difficoltà ulteriori per i vari atleti che vanno ad affrontare. Due prove, nonostante il gran numero di partecipanti, ben 56 gli atleti al via, un risultato che sicuramente ha superato ogni più rosea previsione per quanto riguarda gli organizzatori, due prove a disposizione per ogni atleta, quindi pista libera, atleta per atleta, ogni atleta ha potuto fare la sua prova. Una volta fatte entrambe le prove, una volta sommate le eventuali penalità accumulate nel corso della prova, veniva preso il miglior tempo e da lì stilata la classifica. Questi sono i primissimi bambini, quelli della categoria G0 ovviamente alla via, e per le categorie giovanili fino alla G3 le difficoltà sono inferiori. Fondamentalmente devono solo tra virgolette, almeno per loro, fare lo slalom e solo girare attorno ai copertoni in senso antiorario. Le penalità, almeno dalla categoria G0 alla categoria G3, avvengono nel caso in cui un birillo venga buttato a terra. Se viene spostato non c'è nessun tipo di penalità, e non c'è nessun tipo di penalità nemmeno se in un caso come questo viene appoggiato il piede a terra. Viene solo appunto combinato 5 secondi di penalità nel caso in cui un birillo venga proprio fatto cadere, oppure se si salta un qualche ostacolo per un qualche motivo. Ovviamente se i ragazzi, i bambini seguono le frecce così come sono indicate a terra, non dovrebbe succedere nessun inconveniente, cioè non ci dovrebbero essere nessun tipo di penalità. È capitato comunque che qualcuno, per disattenzione o per la troppa emozione, abbia magari sbagliato il senso di marcia, e questo inevitabilmente ha portato a sbagliare poi e a incorrere in delle penalità. Ogni penalità sono 5 secondi. Presente ovviamente anche la categoria femminile, tutte divise secondo la propria età di appartenenza. La particolarità della gincana sta anche nel fatto che i bambini possono correre con biciclette normalissime, infatti erano veramente pochi i bambini che correvano con biciclette da corsa. E un altro aspetto molto importante, forse quello principale per quanto riguarda la gincana, è che la gincana, essendo prova di abilità ed essendo prova riservata alle categorie inferiori, è fondamentalmente una prova di promozione del ciclismo, è un'occasione per far correre tutti i bambini. Infatti hanno corso dei bambini anche che non erano tesserati per nessuna società, e magari proprio in seguito a una prova come questa qualcuno ha ben pensato di avvicinarsi al ciclismo. Ovviamente l'equipaggiamento è quello di guantini e caschetto, perché è la sicurezza quella che deve essere fatta principe in queste prove, e devono imparare fin da queste prove i bambini a capire che il casco è un elemento fondamentale per loro. Ovviamente i bambini hanno pista libera per la propria prova, e nel caso in cui malaugurato un bambino possa inciampare o cadere per qualche motivo, nessun problema, la prova si ripete, si azzera tutto quello che è successo e la prova si ripete.
Dicevamo, dalla categoria G0 alla categoria G3 le difficoltà erano inferiori. Solo lo slalom, solo tra virgolette ovviamente, lo slalom da percorrere, poi via via che salivano lì di categoria difficoltà ulteriori, perché dopo questo slalom che vediamo adesso e questo giro attorno ai copertoni in senso antiorario, successivo slalom e all'altezza di quel traliccio, se così possiamo dire, giallo per le categorie superiori, c'era la prova in più di dover prendere una pallina, farla ricadere all'interno di un cesto particolare e in quel caso, se la pallina non fosse fatta ricadere, allora era penalità, così come una penalità successiva, poi ve la spiegheremo in seguito, sempre però relativa alla categoria G4, G5 e G6. Ovviamente tanta l'attesa per i bambini, perché essendo ben 56 ognuno doveva aspettare il proprio turno. Ovviamente nelle fasi preparatorie, dalle 7 in poi, dalle 19 in poi, era possibile per i bambini fare la prova del percorso, ed era bello vedere come i bambini si consigliavano anche tra di loro per affrontare le varie prove. Ovviamente i bambini poi seguono sempre l'insegnamento dei genitori e dei soprattutto direttori sportivi, che consegnano loro come affrontare le varie prove che comunque ci immaginiamo sono affrontate anche nelle fasi di allenamento per i vari bambini, perché queste sono proprio prove destinate ad imparare a guidare il mezzo ciclistico. Questa è la fase conclusiva, quella che Marco Bonecchi, uno degli organizzatori, poi in sede di intervista ha definito come la parte più cattiva, che ha descritto lui, perché ovviamente ci sono dei punti standard da dover rispettare, lo slalom tra i birilli, il giro intorno a degli ostacoli, poi però sta all'organizzatore determinare questi ostacoli, determinare questi slalom, e nella parte conclusiva ha ammesso poi in serata Marco Bonecchi i birilli erano veramente stretti, però giustamente è anche vero che i bambini devono imparare a guidare la bicicletta in tutte le condizioni, e come vediamo qui è veramente stretto il passaggio e qui si vede veramente l'abilità dei bambini nel guidare il proprio mezzo. Come detto, 56 i bambini alla via, che via via che la gara stava svolgendosi poi anche, è anche cresciuta in numero, perché gli ultimi 4-5 bambini si sono aggiunti nel finale. È da sottolineare la presenza in numero discreto, diciamo, dei non tesserati. Non finiremo mai di ricordare l'importanza di questa prova come modo di propagandare il ciclismo, come modo di reclutare altri bambini per cercare di aumentare il numero, perché chissà che qualcuno di questi bambini che sta affrontando questi primi colpi di pedale adesso non siano poi i campioni di domani. Sicuramente gran parte dei campioni adesso, che sono comunque dilettanti e professionisti, hanno cominciato proprio da giovanissimo, da G1, da G2, perché no, da G0, e quindi magari proprio queste immagini tra una decina d'anni magari ci verranno richieste per vedere i primi colpi di pedale di questi bambini. Eccoli qua i bambini che stanno affrontando le varie difficoltà messe in gara, e andiamo a dare intanto il risultato per quanto riguarda la G0, dove a vincere è stato Bruno Tucu, che non è tesserato per nessuna società, al secondo posto Julien Landolfa della Pratese, terzo Lorenzo Nesti, anche lui non tesserato. Per quanto riguarda le femmine, a primeggiare è stata una bambina della Pratese, Martina Resti. Come detto, fino alla G3 le difficoltà sono inferiori, perché ovviamente già la difficoltà grande per loro è quella di dover affrontare questo slalom e questi giri intorno ai vari copertoni posizionati. Più che si cresce con l'età, più che aumentano le difficoltà. Vedete qui all'altezza proprio della nostra ripresa, vediamo il momento in cui più tardi nelle categorie successive i bambini dovranno prendere la pallina che si trova posizionata lì e poi lanciarla, farla ricadere all'interno del cilindro che si trova qualche centimetro più avanti. E la particolarità è anche che i bambini non devono affrontare questa prova della pallina con
una mano piuttosto che per l'altra, perché giustamente se un bambino è destro o sinistro è libero di affrontare la prova come meglio crede. 56 bambini al via, come già ricordato più volte, ognuno contrassegnato dal proprio numero. Ricordiamo, è la decima edizione di Poggio in Vetrina, è l'occasione che si anima a Poggio a Caiano, il centro di Poggio a Caiano, e piano piano si è animato sempre di più persone al via, perché al via alla partenza la prova è tutta circoscritta e ovviamente libera dal transito delle macchine. All'inizio c'erano solo i cosiddetti addetti ai lavori, genitori, familiari, gli addetti ai lavori più specifici della prova. Poi via via che le luci della sera si allungavano sono arrivate anche varie persone, e sono state diverse anche le persone incuriosite dalle prove che vedevano e si sono fermate a bordo strada per cercare di capire come funzionavano le varie prove. Qui vediamo appunto una prova che nella slalom finale ha trovato particolari difficoltà perché particolarmente stretto. Il bambino ha affrontato la prova con un particolare impeto e giustamente è un po' il rischio del mestiere, se così vogliamo dire. Molto divertiti e molto incuriositi i bambini che hanno aspettato più o meno pazientemente il loro turno, perché giustamente, essendo ben 56 bambini, la media del tempo era di 2 minuti scarsi a prova e quindi un'oretta per ogni prova. Abbiamo visto in questo istante il bambino che ha suonato la campana. Questa è l'altra difficoltà che è stata fatta, che è stata inserita dopo quella della pallina, che molto probabilmente vediamo adesso. Eccolo qua, il bambino che prende la pallina e la lascia ricadere, in questo caso all'esterno, e quindi in questo caso è penalità. E qui lo stesso bambino che suona la campana. Questa è l'altra difficoltà, insieme alla pallina posta dalla categoria G4, G5, G6, e quella campana deve essere suonata. Nel caso in cui la campana non venga suonata, altri 5 secondi di penalità. Qui il bambino della Pratese è riuscito perfettamente a prendere la pallina e a farla ricadere, e adesso sta affrontando il giro prima di andare a suonare la campana. Anche questa prova è stata affrontata in pienezza e quindi possiamo dire percorso netto per il bambino che abbiamo appena visto, perché non è in corso in nessuna penalità, così come anche seppur con qualche difficoltà è riuscito anche l'altro esponente della Pratese a far ricadere la pallina all'interno del cilindro. E adesso altra prova per lui, quella del suono della campana, anche in questo caso nessuna difficoltà. Da sottolineare anche l'impegno della Misericordia, la Misericordia di Poggio a Caiano, che era ovviamente presente, e per fortuna non c'è stato bisogno comunque dell'intervento della Misericordia di Poggio a Caiano, perché tutto si è svolto nel modo migliore possibile. E questo è quello che vi dicevamo, attività di promozione, questa bambina che affronta la prova con la sua bici da passeggio, la possiamo definire tranquillamente bici da passeggio, e obiettivamente possiamo dire forse anche la bici più bella, visto che era l'unica con il cestino e quindi la più particolare. E in questo caso appunto è l'attività di promozione, perché questa era una bambina non tesserata per nessuna società, molto probabilmente ha qualche familiare appassionato di ciclismo, perché no, un fratello o un cugino che corre, o una cugina o una sorella, e quindi si è cimentata anche lei. Magari nelle prossime prove la vedremo con una maglia di una società a gareggiare anche lei, tesserata in questo caso. Eccole qua che si susseguono le varie prove, via via vediamo che comincia ad abbassarsi anche la luce. Marco Bonecchi sempre attentissimo a prendere i tempi insieme ai suoi collaboratori. Difficile sicuramente l'impegno di tenere a freno tanti bambini in questo modo, perché sono comunque bambini, e bambini vivaci che quando vedono la bici non chiedono altro che montare in bici e andare avanti. Però ovviamente ognuno deve aspettare il proprio turno e cercare di fare il meglio possibile senza incorrere nelle penalità. E ovviamente i bambini continuano nelle loro prove, si susseguono le varie prove. Abbiamo ricordato il risultato della G0, andiamo a dare il risultato della G1, dove per quanto riguarda i maschi a vincere è stato Samuele Vara della Seano One davanti a Filippo Lappano della Pratese, terzo Emanuele Pietraroia della Seano One. Per quanto riguarda le femmine ha vinto Siria Ranfagni, non tesserata per nessuna società. Noi vi ricordiamo i risultati categoria per categoria, però come ormai è d'abitudine per le categorie dei giovanissimi, e comunque era presente in questa gara, le premiazioni erano per tutti,
cioè per i primi tre di ogni categoria c'era un premio particolare, però un ricordo della giornata era comunque per tutti, una medaglia al ricordo della serata per tutti e quindi un bel ricordo per tutti i bambini che potranno avere nella loro cameretta una medaglia che ricorda loro la serata di Poggio a Caiano. Continuano le immagini sui vari atleti che affrontano le varie prove, questa della Borgo Nuovo con particolare impeto ha affrontato l'inizio della prova e quindi li vediamo, questi sono già i bambini più grandi, è comunque la prima prova che affrontano. Ricordiamo due prove a disposizione per ogni atleta, qui abbiamo visto proprio un birillo lasciato cadere a terra e quindi saranno 5 secondi di penalità per l'atleta della Borgo Nuovo, mentre non ci sarà stata nessuna penalità per il piede messo a terra. Dicevamo due prove a disposizione per ogni atleta, quindi nel caso in cui in una prova siano state fatte delle penalità veniva comminato appunto la penalità e poi veniva preso il miglior tempo e era quello che poi andava a determinare la classifica. Classifica della categoria G2 che ha visto vincere Manuel Mangioni della Ziraf davanti a Francesco Corso della Borgo Nuovo, terzo Matteo Bini della Pratese. Per quanto riguarda le femmine a vincere è stata Sofia Lombardi della Seano One. Dicevamo poco fa dei premi e del ricordo che era per tutti. Allora, era stato previsto per i primi tre atleti classificati le coppe, per tutti i bambini una medaglia, ma mettiamola così, per i più fortunati c'è stato comunque anche la coppa, proprio perché erano tanti i premi a disposizione e Marco Bonecchi non ha voluto far mancare niente ai 56 bambini che sono venuti a partecipare a questa gincana, la decima edizione di Poggio in Vetrina, e quindi a tutti i bambini a cui è stato possibile è stata consegnata anche la coppa. Comunque un ricordino per tutti, è giusto che sia così e via via tutti gli atleti sfilano. Adesso sono gli atleti della Mille Luci che stanno affrontando la prova e come vediamo anche dalle luci sia delle macchine che dei lampioni posti lungo la via comincia a calare la sera e indubbiamente le prime prove sono state un pochino più semplici da affrontare sia per la qualità della luce e anche per il numero delle persone, perché come vi ricordavamo poco fa, all'inizio c'erano solo i cosiddetti addetti ai lavori, quindi era molto più facile in un certo senso contenere le persone. Poi via via che ci avviavamo verso la sera, arrivavano anche molte persone che erano lì appunto perché Poggio in Vetrina vuol dire negozi aperti anche la sera, quindi aumentavano le persone e aumentavano anche le persone che attraversavano la strada magari nei momenti un po' meno opportuni. Ovviamente gli organizzatori hanno fatto il loro possibile per cercare di contenere tutte le persone, però ci sono stati dei piccoli inconvenienti ma che non hanno in nessun modo influito sullo svolgimento della gara, sulla sicurezza dei bambini, anzi come dicevamo poco fa molti sono stati incuriositi da queste prove e applaudivano loro stessi i bambini che affrontavano queste prove di abilità. Questo è l'inizio della prova per un atleta del Velo Club Seano One, appunto si trova nel secondo slalom, quello precedente il gioco della pallina, qui invece la vediamo che suona la campana e va a affrontare con una penalità ai lei questa gincana strettissima che è stata un po' la particolarità di questa gincana appunto perché in più parti da più addetti ai lavori i bambini assolutamente non si sono lamentati, anzi se fosse stato possibile per loro avrebbero affrontato anche una terza prova di questa gincana, però ai detta lavori hanno proprio sottolineato la particolarità di questa strettezza della gincana finale che poi metteva nel rettilineo finale per fare lo sprint. Come in tutte le gare di giovanissimi siamo abituati a vedere, anche in questo caso è stato possibile vedere la grinta dei bambini che non mollavano mai, anche nel caso in cui è successo che magari qualcuno è in corso in qualche incidente, è scivolato per un qualche motivo, dopo un attimo di smarrimento, lo possiamo definire così, dopo un attimo di paura si sono subito ripresi ed hanno immediatamente affrontato la prova proprio perché anche nel caso in cui i bambini fossero caduti era possibile dal regolamento riprovare a fare la prova e così è stato. Andiamo ai risultati per quanto riguarda la categoria G3. A vincere è stato Lorenzo Giovannetti della Mille Luci,
e la categoria G3 è stata praticamente tutta un lavoro della Mille Luci, perché al secondo posto è arrivato Giuliano Sebastiani e terzo Lamberto Fondi, tutti e tre della polisportiva Mille Luci. Per quanto riguarda la G4 femminile, a vincere è stata Adele Nesti, che non è tesserata per nessuna società. Andiamo a ricordare le società che erano presenti con i propri atleti a questa decima gincana appoggio in vetrina: la polisportiva Tripetetolo, la Borgo Nuovo, la SD Ziraf, la polisportiva Mille Luci Ciclismo, la Seano e la Pratese. Quindi sette società al via, per un totale, come abbiamo avuto modo di ricordare più volte, di 56 atleti tra maschi e femmine. Adesso vediamo Elena Conte ad affrontare la prova, atleta della categoria G6 femminile, quindi siamo un po' al giro di boa, se così vogliamo dire, perché queste sono le prime prove, come detto due prove a disposizione per ogni categoria. Ricordiamo ancora, per ogni prova veniva affrontata la prova, il circuito, se così lo vogliamo definire, per ogni atleta aveva tutta la libertà di avere tutto lo spazio a disposizione, e poi se c'erano delle penalità venivano sommate al tempo, altrimenti il percorso era netto e veniva preso il miglior tempo. Nel caso di parità tra due tempi, perché c'è stata anche questa eventualità, è stata proprio il caso di questa serata, nel caso di parità tra due miglior tempi, ovviamente si andava a vedere l'altro tempo e quello inferiore andava a primeggiare sull'altro. Questo è il caso in cui con la pallina c'è stata la penalità di 5 secondi perché la pallina è sfuggita di mano dall'atleta, e quindi purtroppo 5 secondi di penalità per l'atleta della Pratese che abbiamo visto inquadrato poco fa. Andiamo a ricordare il risultato della categoria G5 maschile, che ha visto primeggiare Filippo Soldi della Borgo Nuovo davanti a Fiore Corti della Pratese, terzo Damiano Pietraroia della Seano One. Per quanto riguarda la G5, prima Rosanna Lombardi della Seano One e seconda Giulia Fato, tesserata per nessuna società. Quindi ci avviciniamo un po' all'epilogo per questa decima gincana all'interno di Poggio in vetrina. Un ringraziamento ovviamente va alla Proloco, che ormai da 10 anni si dimostra vicina a questa manifestazione. Anche la Proloco stessa si è detta molto soddisfatta della riuscita di questa prova, proprio perché quest'anno c'è stata una partecipazione che ha superato ogni aspettativa. L'ultime ore del pomeriggio, possiamo definirle così, avevano destato qualche preoccupazione perché c'erano stati degli acquazzoni intorno a Poggio a Caiano, e si sa che i giovanissimi, nel caso in cui ci siano degli acquazzoni, non possono correre, nel caso in cui anche la strada sia bagnata. Poi però diciamo così, la buona stella di Bonecchi e dei suoi collaboratori ha avuto la meglio, e quindi tutto pronto e tutto ok per lo svolgimento della gara. Gara, questa gincana, che è stata l'occasione anche per premiare dei campioni toscani che si sono laureati nei giorni scorsi. Infatti gli organizzatori ci hanno tenuto a premiare Vittoria Guazzini, che è campionessa toscana esordiente del primo anno, così come ha premiato Deborah Testini, campionessa toscana esordiente del secondo anno, e poi un premio anche per Gabriele Bonecchi, campione toscano su pista nella corsa a punti, appunto pochi giorni prima, tipo 7-8 giorni prima la gara che stiamo vedendo adesso in svolgimento. Bonecchi è riuscito a cogliere il titolo toscano su pista, e quindi un nuovo alloro in casa Bonecchi con questa maglia di campione toscano, che è pur sempre una maglia che fa morale e che fa capire di essere sulla strada giusta. Si susseguono le prove dei vari atleti e ormai ci avviciniamo un po' all'epilogo anche della serata. Vediamo un po' le prime luci della sera che cominciano ad allungarsi sulla pista. Ad onor del vero va detto che via via che il tempo passava era sempre più difficile per gli organizzatori e per i vari collaboratori tenere i bambini più calmi, sia per la stanchezza che cominciava a farsi sentire, ma anche per appunto la voglia di primeggiare. E siamo alla categoria G6,
vinta da Alessio Arena della Seano One, secondo Leonardo Paolieri Seano One, terzo Lorenzo Don Diego Seano One. Per quanto riguarda le femmine, l'avevamo vista anche poco fa nelle immagini, Elena Conte della Mille Luci. Per le società, prima la Pratese, seconda la Mille Luci, terza la Borgo Nuovo. Presidente della Proloco di Poggio a Caiano, Canio Cillo, allora una bellissima serata, 50 e più bambini, è una bella serata d'estate. Ma direi ormai tutti gli anni si pensa che questa manifestazione possa avere qualche tentennamento, invece siamo già alla 10ª edizione da quando siamo partiti con Marco Bonechi, sembrava quasi un gioco, invece è sempre un gioco, però tutti gli anni questa manifestazione cresce. Stasera anche con l'avversità del tempo si pensava che ci fosse una piccola assenza di affluenza, invece addirittura 55 bambini. Io devo dire che quest'anno è il primo anno che sto seguendo dall'inizio alla fine la manifestazione, mi sto divertendo moltissimo per vedere questi bambini veramente dedicati con questa grinta, agonismo e con più che altro l'entusiasmo del gioco. Complimenti a questa manifestazione che, ripeto, ormai sono già 10 anni, quindi fa pensare che anche in futuro bisogna sempre renderla più competitiva, più accessibile e più gioiosa, e una festa praticamente. Perché diciamocelo comunque, il ruolo della Proloco è quello di promuovere il luogo. Con 55 bambini ci sono bene o male 55 famiglie, tutto a vantaggio per Poggio a Caiano. Certamente, la Proloco, il compito della Proloco è quello di capire e sentire nell'ambito del territorio quelle che sono le esigenze, quelle che sono le promozioni e cercare di sostenerle. Poi chiaramente sono gli addetti ai lavori, i protagonisti, quelli che portano avanti le iniziative. La Proloco ha questo compito, è l'anello di congiunzione fra la base e la realizzazione logistica e pratica e pubblicitaria delle manifestazioni. Maria Bruni, vicepresidente vicario del Comitato Toscano, 55 giovanissimi, la gincana per loro, tanto divertimento. Sì, tanto divertimento, è proprio uno spettacolo vedere, ecco, tutti questi giovanissimi in procinto di questa gincana che è a livello promozionale, appunto, per reclutare nuove leve anche ai non tesserati, quindi è una promozione per noi non indifferente fare queste gincane. Ognuno con la propria bicicletta, ognuno si cimenta, anche nelle fasi iniziali tutti volevano provare il percorso e intanto si suscita curiosità. Sì, infatti, molta curiosità anche appunto ai non tesserati, a quelli che magari per la prima volta si avvicinano a questo mondo affascinante. E magari tra di loro ci potrà essere qualcuno che tra una decina d'anni, anche più, potranno essere ad alti livelli. Speriamo, ce l'auguriamo, perché in Toscana sforniamo non per nulla tanti atleti e molto importanti. Il sindaco di Poggio a Caiano Marco Martini, la sua presenza per la manifestazione è una bella promozione comunque per voi. Certo, intanto devo ringraziare gli organizzatori e la Proloco insieme a Bonechi Officina Zampini per questa serata, perché è l'occasione anche per tanti ragazzi, di bambini, giovani, di promuovere lo sport. E sono stati bravissimi, io sono stato un po' a vedere, veramente è un'occasione importante anche per poter promuovere questo sport, il ciclismo, che qui a Poggio a Caiano è molto frequentato anche da persone più adulte e anziane. Quindi veramente una bella serata, mi fa piacere ci sia stata tanta gente, è l'occasione per promuovere anche il nostro territorio, quindi far conoscere a chi viene di fuori Poggio a Caiano. Quindi un grazie davvero agli organizzatori, e da parte nostra vogliamo continuare a contribuire a queste serate, perché credo che sia l'occasione davvero per far conoscere ancora a tutti Poggio a Caiano. Per la società organizzatrice Piero Orlandi, impegnato tutta la serata a prendere i tempi, un po' di impegno però anche tanta soddisfazione con così tanti ragazzi. Certo, quando riesce le cose così va bene, dai, 55-56 ragazzi, una bella serata, mi sembra sia andato tutto bene, i bambini si sono divertiti, lo scopo era quello. E comunque anche tante tante persone, sia addetta ai lavori ma anche persone di Poggio a Caiano, incuriosite da questa gara un po' particolare. Sì, certo, ormai è la 10ª edizione che si fa e sono 10 anni e bene o male qui ci conoscono tutti, e poi sai, con Marco ormai noi siamo fratelli. E quindi possiamo dare appuntamento all'anno prossimo? All'11ª, senz'altro. L'organizzatore della 10ª Coppa Poggio in Vetrina, Marco Bonecchi, un successo che forse ha superato anche le attese. Praticamente sì.
praticamente sì, perché visto anche la burrascata che c'è stato oggi pomeriggio mi preoccupavo un po', però ho visto francamente, mi sembra, se non sbaglio, 55 o 54 bambini, fondo fondo le società che sono venute e mi hanno voluto anche bene anche loro, perché hanno rischiato insomma di prendere l'acqua anche loro. Addirittura dalla G0 fino alla G6, come giusto sia per una gincana, è una bella promozione per il ciclismo. Certo, una cosa che sto portando avanti da 10 anni, con l'aiuto in particolare della Proloco di Poggio a Caiano e qualche spintarella anche da parte del comune. E vedo una cosa, praticamente i bambini devono imparare da qui, tra cui quest'anno voglio dire sono stato un po' cattivello perché ho fatto un finale di gincana piuttosto difficilotto, infatti ci sono stati diversi errori, però perlomeno da lì i bambini cominciano a tenere il suo equilibrio e a guidare per bene la bicicletta. Qual era la difficoltà? Era particolarmente stretto? Era stretto e poi c'era praticamente, come ti posso dire, tipo una chicane molto stretta da fare, che si veniva da forte velocità a rallentamento brusco per mantenere l'equilibrio per fare questa chicane. Però i bambini si sono divertiti, hanno apprezzato e soprattutto non si sono lamentati. No, assolutamente no, assolutamente non si è lamentato nessuno, in particolare i bambini contenti, gli è piaciuta. E poi se volete anche vedere anche come discorso premiazioni, certamente si premia i primi 3 di ogni categoria, però praticamente i premi ci sono per tutti, tra cui stasera verranno premiati i 3 campioni toscani, che sono 2 ragazze. Una è Guazzini Vittoria, che è campionessa toscana esordiente primo anno, Testini Debora, che è campionessa toscana secondo anno, e tra cui mio figlio Bonachi Gabriele, che ha vinto il toscano su pista la corsa a punti giovedì scorso. E quindi ciclismo a tutto tondo, possiamo già dare appuntamento alla settimana, all'anno prossimo? Certo che sì, prossimo anno, io l'ho sempre detto, perché se non mi sbaglio 3 anni fa dissi a costo di farla in carrozzina continuo a farla. Se non mi regge le gambe dopo mi metterò le ruote. Qualcosa meglio delle ruote, una manifestazione come questa. E infatti, proprio il suo ideale. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.